Lavorando in un dipartimento di salute mentale, noi ci poniamo tutti i giorni intanto il problema di chi occuparci e di chi invece noi non ci dobbiamo occupare in un servizio di salute mentale. Il concetto parte da che cosa? Dal fatto di considerare la popolazione, quindi tutti noi anche presenti in questa sala, come una popolazione frutto di neurodiversità. Ognuno di noi è neurodiverso, ognuno di noi ha delle sue specificità, ma nella popolazione generale esistono delle varianti di popolazione e tra queste la neurodivergenza autistica che hanno una condizione di modo di pensare, sentire, interagire, essere nel mondo a livello sociale che ha un modo diverso di essere rispetto alla maggior parte della popolazione. Questa condizione, la neurodivergenza, non è da considerarsi però una condizione patologica né psicopatologica. E perché lo dico? Perché molte persone stanno adesso afferendo ai servizi anche dell'età adulta portando una neurodivergenza che noi dobbiamo invece distinguere da quello che è un disturbo dello spettro dell'autismo. Il disturbo dello spettro dell'autismo come lo distinguiamo? Ma intanto per una compromissione del funzionamento. Quindi dobbiamo stare molto attenti a vedere se queste persone hanno una neurodivergenza di livello tale da soddisfare davvero i criteri diagnostici, non solo sul piano dei sintomi, ma in particolare per la compromissione del funzionamento. La disabilità che può conseguire ad avere un disturbo dello spettro autistico è poi anche da mettersi in relazione con il contesto e questo diventa poi importante per noi sul piano del trattamento. Si diceva nel simposio precedente l'importanza del trauma. Anche qui per noi è molto importante pensare a questi aspetti traumatici perché molte delle persone autistiche, in particolare i ragazzi non diagnosticati adeguatamente nell'infanzia e nell'adolescenza, sono dei soggetti molto vulnerabili e molto obiettivi di bullismo. E il bullismo diventa un trigger psicopatologico poi rilevante per fare emergere tutta una serie di condizioni di comorbidità che è quelle che noi vediamo spesso nei dipartimenti di salute mentale. Quindi, detto in altri termini, molte volte la persona arriva per una prima valutazione a un dipartimento di salute mentale non per l'autismo, quanto per una comorbidità, molto frequentemente per un disturbo dell'umore, molto frequentemente per un disturbo d'ansia, ma anche per altri disturbi, anche di tipo psicotico. Il collega poi ci parlerà della ADHD, che è una concorrenza molto frequente, così come possono esserlo i disturbi del comportamento alimentare, il disturbo di sostanze e l'aumento del rischio suicidario. Quindi, come vedete, per lo psichiatra di un dipartimento di salute mentale, la possibilità di incontrare l'autismo è molto frequente anche proprio per la presenza di queste concorrenze. E non ultima, una concorrenza, o meglio una comorbidità di tipo psicotico, presente nel 5-7% dei pazienti con autismo, che è una psicosi di vario tipo. Può essere una psicosi di tipo paranoide, reattiva a questi eventi traumatici, ma raramente, fortunatamente, si può anche assistere a uno sviluppo di tipo schizofrenico. E anche a forme di schizofrenia importanti, resistenti, anche da un punto di vista farmacologico, che ci fanno vedere, ad esempio in questo paziente, una tipica storia di un autismo non riconosciuto, di un importantissimo evento traumatico di bullismo, un esordio psicotico che poi prende la strada della schizofrenia resistente e quindi situazioni molto complesse. La complessità e quindi la regola di chi si occupa di autismo in età adolescenziale adulta anche sotto il profilo della comorbidità con disturbi di personalità. Disturbi di personalità soprattutto ovviamente di cluster C e il disturbo di personalità spesso rappresenta una modalità di adattamento disfunzionale in particolare in quei ragazzi non adeguatamente riconosciuti e non adeguatamente seguiti. Con questo quadro, che come vedete testimonia l'importanza di occuparsi per uno psichiatra di autismo anche all'interno dei servizi per l'età adulta, affrontiamo il tema della transizione. La transizione tra il mondo dei minori e il mondo degli adulti è estremamente critico per tante ragioni. Intanto viene a cessare la scuola.
La scuola è comunque un modello organizzativo, strutturato, che rappresenta una cornice in cui una persona autistica riesce a stare bene. Poi mancano i servizi per l'autismo dedicati all'età adulta e poi manca proprio la modalità di avere un referente per l'età adulta che possa fare da riferimento per una famiglia che viene a trovarsi in un mondo nuovo, in una situazione nuova e con obiettivi nuovi per la persona stessa. Per fare questo abbiamo strutturato dei modelli, li abbiamo in qualche modo anche provati a verificare in molte regioni. Questo è un progetto seguito insieme all'Istituto Superiore di Sanità in 5 regioni italiane, che ha voluto proprio provare a costruire una transizione fluida tra la neuropsichiatria infantile e la psichiatria degli adulti, che vede la necessità di condividere la conoscenza per almeno un anno prima della transizione tra il neuropsichiatra e lo psichiatra dell'età adulta, proprio perché ci sia una continuità di intervento, di rapporto, ma soprattutto la possibilità per lo psichiatra di pensare a un progetto con calma, personalizzato rispetto alla persona stessa. Ci sono poi delle condizioni che arrivano all'età adulta che non hanno avuto una diagnosi. Anche qui, e oggi pomeriggio ne parleremo nel simposio dell'Istituto Superiore di Sanità in maniera specifica per le linee guida, ma intanto diciamo che è importante fare una valutazione strutturata. E lo dico subito, la diagnosi è clinica, la diagnosi è nostra, è clinica. Poi dopo andremo a mettere dei test, delle valutazioni che vanno a supportare la diagnosi, ma è sempre la clinica che vince. E quindi è importante fare una valutazione accurata, anamnestica, il colloquio, accogliere la famiglia, fare una valutazione cognitiva con un profilo cognitivo, perché il profilo cognitivo ci fa vedere i punti di forza, i punti di debolezza. Possiamo andare a fare anche degli approfondimenti neuropsicologici e su questa base andremo poi a scegliere i test diagnostici per l'autismo più indicati per quella persona. Non se ne fanno tanti, se ne fanno uno o due al massimo, ma mirati per il funzionamento cognitivo della persona e anche verbale ovviamente. Quindi si userà la RATS per le forme più ad alto funzionamento, l'ADOS modulo 4 per le forme diciamo a medio funzionamento, la CARS 2ST per le forme che hanno una maggiore difficoltà di collaborazione. È sempre importante essere un'equipe di valutazione diagnostica, non un singolo che faccia tutto, perché il confronto tra clinici è assolutamente fondamentale. Andiamo poi a integrare la valutazione diagnostica per l'autismo con tutta una serie di valutazioni, in primis di tipo medico organico, perché l'aspetto fisico, l'aspetto organico è spesso il foriero di disturbi del comportamento nell'autismo. La valutazione psicopatologica dovrà utilizzare delle modalità diagnostiche specifiche per l'autismo, in particolare in presenza di disabilità, e poi andiamo sempre a valutare la presenza di altri possibili disturbi del neurosviluppo, di apprendimento e ADHD in primis. Fatto questo, si va a restituire la diagnosi con un colloquio alla persona e alla famiglia, una diagnosi che poi ovviamente deve essere anche scritta su una relazione secondo i criteri del DSM o del ICD, e si dà una restituzione che però deve essere positiva, deve essere un punto di partenza positivo nei confronti del paziente e della famiglia stessa. Completiamo la valutazione con una valutazione di tipo funzionale, perché a noi interessa poi costruire un progetto per la persona e quindi dobbiamo vedere al di là dei sintomi come funziona la persona stessa, e quindi anche qua andremo a scegliere tutta una serie di scale valutative. Cosa è importante? È importante avere però delle strutture organizzate che possano in qualche modo sostenere questi progetti. E quindi quello che è importante è creare dei centri pubblici territoriali con delle equipe multidisciplinari che vadano quindi a
costruire questi modelli di valutazione e di trattamento che sono una sorta di squadra al servizio della persona con autismo nel costruire il proprio progetto di vita. Voi sapete che adesso il modello del progetto di vita è il modello che va a integrare un unico progetto di tipo sanitario, sociale, assistenziale, sarà il modello cui ci adegueremo nei prossimi anni per la gestione di queste persone. Su un piano di realtà con grande difficoltà, come tutti i dipartimenti di salute mentale, siamo però riusciti a creare un'equipe multidisciplinare molto articolata all'interno del Dipartimento di Salute Mentale. Tenete presente che adesso noi abbiamo un bacino di circa 1500 persone adulte con autismo, ma seguiamo anche gli ambulatori per ADHD e di disturbi specifici di apprendimento. E quello che facciamo è quindi creare dei percorsi di tipo socio-sanitario, dove noi ovviamente facciamo la nostra parte di psichiatri facendo una valutazione sanitaria, ma poi ci raccordiamo con un modello a rete con tutti gli altri servizi, servizio sociale, la scuola, enti di formazione prolavorativa, le associazioni dei familiari e via discorrendo. Il nostro è un modello fortemente territoriale, fortemente legato al territorio, alla famiglia, che abbiamo anche avuto l'onore di presentare alle Nazioni Unite l'anno scorso, proprio per far vedere come in Italia ci sono dei modelli territoriali che riescono a portare avanti dei progetti, e abbiamo poi diffuso questo modello in tutta la regione Piemonte, creando in ogni ASL, in ogni azienda sanitaria locale del Piemonte, una equipe multidisciplinare che si occupa di autismo adulti, in modo da dare una risposta territoriale diffusa, capillare. E alcuni interventi li facciamo direttamente nell'ambulatorio autismo adulti, sono soprattutto interventi di tipo cognitivo-comportamentale, individuale, di gruppo, e molti altri interventi ovviamente vengono poi in qualche modo svolti attraverso quello che è il privato sociale accreditato. Nell'autismo ci sono dei problemi di comportamento. Per fare questo si fa un intervento il più possibile con delle micro-equipe a livello domiciliare, a livello di centro diurno, ma quando è necessario il ricovero sappiamo come l'SPDC sia il luogo meno idoneo perché è sovrastimolante e quindi peggiorativo nei confronti delle persone autistiche. Per cui stanno nascendo in Italia dei modelli, noi adesso attiviamo 6 posti letto per l'adulto e 6 posti letto per minori extra SPDC, quindi in una struttura dedicata, in un IRCS proprio dedicato al trattamento comportamentale e non solo farmacologico di queste situazioni. Tutto questo che cosa serve? Serve a mettere le basi per costruire il progetto di vita. Quindi si costruisce poi un progetto di vita individualizzato per la persona con autismo, insieme con lui, insieme con la sua famiglia, insieme con i servizi sociali, proprio volto a dare una prospettiva a lungo termine che periodicamente viene rivalutata nel tempo. Delle attività che noi facciamo in ambulatorio abbiamo però poi compreso un limite. Il limite qual è? La mancanza di generalizzazione. Cioè se tu insegni un'abilità sociale, un social skill training solo in ambulatorio, questo non rimane. Quindi abbiamo cominciato a sviluppare anche un modello di valutazione e intervento in vivo, stando con i pazienti per dei periodi lunghi, quindi facendo ad esempio, faccio vedere 4 esempi, un trekking di 230 km per 10 giorni lungo la via Francigena, come abbiamo fatto alcuni anni fa, in cui le attività abilitative vengono fatte durante il cammino stesso, stando insieme con i ragazzi, insegnando loro delle abilità sociali, vivendo con loro 24 ore su 24, insegnando loro a avere cura di loro stessi e del loro abbigliamento, stando con loro 24 ore su 24, è un intervento che abbiamo anche documentato in un docufilm, ma abbiamo misurato, perché poi è importante che tutto ciò che viene fatto, soprattutto in un servizio pubblico, venga misurato per documentare l'efficacia. Secondo livello di generalizzazione di intervento è stato rifare la stessa cosa, ma mettendo insieme ragazzi autistici e ragazzi non autistici, quindi un anno di preparazione, un anno di allenamento, un anno di intervento e poi trekking finale proprio per insegnare loro a stare insieme a dei loro coetanei non autistici.
Terzo livello abilitativo in vivo, qual è? Insegniamo ai ragazzi a lavorare in equip e cerchiamo di farlo però in modo divertente. Allora, quale luogo migliore se non la barca a vela, dove chi sta al timone, chi sta alla randa, chi sta al fiocco, se non si coordina la barca a vela non va da nessuna parte. Un anno di preparazione sul Lago Maggiore, dove praticamente non c'è mai vento, quindi i ragazzi hanno anche imparato un po' le tecniche della vela, e poi una crociera insieme con loro per 5 giorni. Ultimo livello, diamo a loro una sorta di autorità nel valutare anche l'accessibilità delle strutture. Quindi insieme al Dipartimento di Informatica sono stati dotati di un'app, e nel trekking che si è appena concluso quest'anno lungo la Francigena Piemontese, oltre a sviluppare tutte le abilità sociali, relazionali di cui vi ho parlato, abbiamo anche voluto lavorare dando a loro un'app dove loro valutavano con una specie di TripAdvisor l'accessibilità per una persona autistica di tutte le strutture che in qualche modo trovavano nel loro cammino. Un ultimo obiettivo per l'età adulta, non da poco, è quello del lavoro. Il lavoro va assolutamente preparato e va assolutamente sostenuto anche per le persone che funzionano meglio. Quindi programmi di tipo cognitivo-comportamentale per prepararli all'ambiente lavorativo, valutazione dell'ambiente lavorativo sull'idoneità, ad esempio di tipo sensoriale, e poi intervento supportivo durante il momento in cui loro si inseriscono a livello lavorativo stesso.